Buongiorno, ben ritrovati. Venite ad abbeverarvi alle fonti anche oggi, martedì 30 marzo. Ieri Antonello Venditti, grande cantautore romano, si è vaccinato e ha pensato bene di postare un video sui social per dire di essersi vaccinato e per invitare tutti a vaccinarsi contro il Covid. Vi ricordo che Antonello Venditti ha 72 anni. E quindi in questo momento nel Lazio si sta vaccinando dai 68 in su, quindi è assolutamente nelle categorie prioritarie, non ha rubato il posto a nessuno, non ha scavalcato alcuna fila e si è fatto il vaccino con AstraZeneca, il vituperato AstraZeneca. Ovviamente in mezzo a coloro che gli hanno fatto gli applausi ci sono anche quelli che gli hanno vomitato addosso qualsiasi insulto, dicendo: lo sai che ci sono persone morte con questo vaccino, ci sono persone in fin di vita con questo vaccino, vaccinatevi voi, l'umanità non si è vaccinata per secoli, per millenni, possiamo continuare ad andare avanti a farlo, benissimo, insomma tutto quello che sappiamo dell'apparato propagandistico dei cosiddetti Novax. Ricorderete che invece qualche giorno fa vi avevo parlato del mio incontro Temporibus Illis con Umberto Veronesi, quando lui aveva scritto una cosa che mi aveva colpito e poi ci siamo conosciuti, cioè aveva scritto che aveva raccomandato ai suoi figli, amanti della polenta, di prendere polenta fatta con farina di mais OGM, e spiegava in questo articolo Umberto Veronesi che il Gran Turco tradizionale, purtroppo, il chicco al suo interno può contenere un agente patogeno che può far insorgere un tumore, la piralide, mentre invece il Gran Turco OGM ha risolto il problema, l'ha eliminato. Quindi, essendo più sano, consigliava ai suoi figli di consumare polenta fatta con farina di mais OGM. Ovviamente anche lì, servo delle multinazionali, vi ricorderete il brillante Beppe Grillo, Cancronesi, del resto Grillo ha dato anche della vecchia puttana a Rita Levi-Montalcini, ma sappiamo che in questo paese ormai i comici fanno politica, i politici fanno i comici abitualmente, quindi non ci si stupisce più di niente. Purtroppo siamo un paese di pseudoscienza, o almeno così ha raccontato in questo libro che ho comprato, ho lasciato appositamente, vedete, novità, perché io i libri qualche volta li ricevo, normalmente me li compro così almeno me li scelgo. E nel paese della pseudoscienza, perché i pregiudizi minacciano la nostra libertà. Gilberto Corbellini, che leggo nel risvolto di copertina, è direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, patrimonio culturale del CNR, professore di bioetica, storia della medicina alla Sapienza di Roma, ha studiato diversi aspetti dello sviluppo storico, epistemologico ed etico delle scienze biomediche del XX secolo. Dopodiché, nel risvolto, che immagino abbia scritto lui, oppure è la casa editrice che ha riassunto: rifiutare le cure efficaci, opporsi ai vaccini, demonizzare gli OGM, negare il riscaldamento climatico, sono gli esempi più comuni della pseudoscienza che avvelena la nostra vita. Ecco perché difendere il metodo scientifico significa proteggere la democrazia e la libertà. Democrazia, libertà, scienza. In più, qualche giorno fa, il professor Corbellini, che saluto in collegamento con noi, buongiorno professore, Buongiorno, grazie. ha dato un'intervista a un sito che ha titolato esclusiva: Gilberto Corbellini, docente presso la Sapienza, stiamo reagendo alla pandemia in modo irrazionale. Allora, poi come tutti i titoli, ovviamente, diciamo così, si sintetizza, ma immagino, avendo io letto, che lei non si sia lamentato del titolo, perché in quella intervista, pur partendo da un'analisi storica delle precedenti pandemie, la spagnola, l'asiatica, poi lei ha fatto le sue riflessioni conseguenti. Ce le vuole intanto illustrare, professore? Sì, è un po' la conseguenza, quello che sta accadendo, del fatto che noi viviamo certamente in quello che si potrebbe dire il migliore dei mondi mai esistiti fino ad oggi, ma allo stesso tempo quindi abbiamo tecnoscienze, tecnologie, benessere, ricchezza, tante cose insomma, che rispetto al passato sono straordinariamente migliorati, meno violenze, meno criminalità, insomma, tante cose sono migliorate nei paesi sviluppati, però noi ugualmente abbiamo le stesse
diciamo, predisposizioni cognitive, ma soprattutto emotive che ci portano a reagire alle minacce e a situazioni che ci impauriscono in modi che non sono razionali, normalmente non sono razionali. Che noi non siamo razionali è un dato di fatto, abbiamo almeno due o tre premi Nobel per l'economia che sono stati dati proprio per la dimostrazione di questa condizione umana, tuttavia abbiamo anche degli strumenti per essere, diventare e reagire in modi più razionali, ma spesso non li utilizziamo e il principale di questi strumenti è sicuramente la scienza, ma soprattutto il metodo scientifico. E in questo approccio alla pandemia non sempre la scienza e il metodo scientifico sono stati usati, anche se gli scienziati sono stati, diciamo, sui palcoscenici televisivi praticamente H24. E questo secondo lei ha giovato o nuociuto alla causa? No, non ha giovato la causa, perché in realtà si è creata soprattutto confusione. Insomma, in questo paese è mancato in primo luogo, almeno secondo me, una, come dire, salutare e trasparente informazione data dal mezzo pubblico. Cioè noi abbiamo un cosiddetto mezzo pubblico televisivo che avrebbe dovuto da subito dare delle informazioni affidabili, chiare, precise riguardo i comportamenti, riguardo i rischi, mentre invece tutto è stato lasciato a dei talk show, a dei rituali, diciamo, dove si recitavano i numeri dei morti alle 18 tutti i giorni, insomma, degli scenari che francamente non hanno aiutato le persone a capire che cosa stava accadendo e poi ci si stupisce perché se, dopo aver tenuto le persone chiuse in casa, ovviamente in modo rigido nel primo lockdown, poi quando escono queste si vanno ad affollare, ad aggregare, ma stiamo scherzando, cioè noi siamo fondamentalmente degli animali sociali, insomma, quindi se appena ci lasciano socializzare un minimo, noi questo cerchiamo di fare, per cui sarebbe servito, come dire, ricorrere un po' di più a una, come dire, appunto a un indirizzamento informativo, cioè a dare, diciamo, soprattutto usando persone che diano fiducia, non persone così che stanno lì a discutere, a litigare, a scontrarsi, lockdown duro, no, lockdown tenero, cose di questo genere. Io ho anche scritto, ho proposto, insomma, questa era l'occasione in cui si prende una figura che in questo paese è una delle poche. Lei prima ha citato Veronesi. Veronesi è stato sicuramente, prima di morire, questa tipologia di figura. Ma noi oggi abbiamo una figura come Piero Angela che si doveva, a mio parere, insieme a pochi altri, immediatamente reclutare per fare delle trasmissioni dove, appunto, con una modalità comunicativa adeguata, consigliare i cittadini sul loro comportamento, perché poi alla fine il virus si trasmette per contatto, cioè non dimentichiamocelo, e quindi se le persone aderiscono ai consigli che gli vengono dati, il contagio si riduce, ma le persone aderiscono ai consigli che gli vengono date non sulla base di quello che questi consigli dicono, ma sulla base, o meglio, ma ascoltando persone delle quali si fidano. Lei mi ha rubato le parole di bocca perché stavo io per dirle: va tutto benissimo, concordo al 100% con l'analisi di come sono fatti i talk show del servizio pubblico, non solo del servizio pubblico, ma giustamente il professor Corbellini sottolineava il lato pubblico, che il privato, io dico sempre, possiamo anche discutere le scelte del privato, ma quello privato investe i suoi soldi. Gli piace la roba che trasmette in un certo modo, contento lui, contenti gli azionisti, contenti tutti. Il servizio pubblico, finanziato anche con quote delle nostre bollette elettriche, vorrei ricordarvelo, dovrebbe osservare dei protocolli anche informativi. Ci sono i protocolli medici e anche i protocolli informativi, cosa che invece non è stata, per cui tutti noi abbiamo aperto la bocca, gli abbiamo dato fiato e spazio a personaggi che in qualche caso avevano almeno un minimo basic di competenze, in altri casi Albano che parla di vaccini sulle reti pubbliche e dice che lui si fida di Putin e del vaccino Sputnik, che sarà anche un ottimo vaccino. Dai dati che ho letto, diciamo che sull'efficacia ancora si sta discutendo, ma insomma non capisco perché ce lo debba raccontare
Albano. E per quanto riguarda Piero Angela, professore, ricordo due cose di Piero Angela. Intanto che è un vegliardo di tutto rispetto, cioè vorrei avere io la sua lucidità, semmai arriverò a 91 anni. La seconda cosa, molto divertente a proposito di TV pubbliche e TV private, quando gli è stato chiesto di recente, ma come mai lei non ha mai lavorato nelle reti private dove pure Berlusconi l'ammirava, la stimava, le ha fatto ponti d'oro? La risposta di Piero Angela è stata: ma io più di tanto burro e più di tanta carne non mangio, quindi che ci facevo riempendo il frigorifero di burro e di carne? Come dire, sì, mi faceva i punti d'oro, ma va benissimo, stavo bene dove stavo, guadagnavo abbastanza e quindi non mi sono spostato. Altra cosa, e qui ritorno a Corbellini, di Piero Angela, se lo ricorderà forse professore, ma Piero Angela per aver fatto una puntata in cui ha detto che l'omeopatia è acqua fresca, ma in senso tecnico intendeva Piero Angela, cioè come si fa un prodotto omeopatico, si prende il principio attivo, lo si diluisce, poi lo si prende, si diluisce, e lui diceva alla fine di due lezioni, alla fine è acqua. Fu citato in giudizio dall'associazione degli omeopati e ovviamente fu assolto, perché davanti al giudice spiegò esattamente questo, dice non era un modo di dire è acqua, è acqua, cioè, e dice ovviamente già lì forse davanti a questa causa, professore, ci dovevamo allarmare, nel senso che forse era il primo sintomo di una deriva che poi ci ha portato a quello che è sotto gli occhi di tutti oggi. Sì, forse è stato fortunato Piero Angela, perché se fosse capitato con un altro giudice, il quale magari certo, aveva dei pregiudizi al contrario, poteva anche non finire bene, perché questo è un po' anche quello che è successo e succede in Italia con la scienza e la giustizia, perché noi abbiamo avuto i casi di Belle, i casi Stamina, i casi Xylella, dove dei giudici hanno semplicemente deciso che malgrado le prove scientifiche dicessero una certa cosa, cioè che si trattava o di trattamenti inefficaci o che la malattia degli ulivi era causata da un batterio, questi giudici hanno deciso, ricorrendo a pseudo esperti, hanno deciso che invece potevano agire diversamente. Quindi da questo punto di vista diciamo che questo paese, il lato curioso di quello che è accaduto è che fino a quando non è arrivato il coronavirus la scienza e il metodo scientifico erano bistrattati in generale, insomma, e soprattutto in ambiti dove si dovevano prendere delle decisioni di carattere giuridico piuttosto che politico, mentre poi improvvisamente dall'oggi al domani appunto gli scienziati sono diventati il punto di riferimento. Lo dicono gli scienziati, se lo dicono gli scienziati, ma il problema è che insomma gli scienziati al limite possono proporre dei dati e soprattutto dovrebbero proporre dei metodi, poi le scelte, le decisioni nei sistemi liberali e democratici le dovrebbero prendere i politici, ovvero le dovrebbero prendere i governi avendo una visione di dove vogliono andare a parare. Dunque, quando ad esempio si parla del fatto che grazie al progresso e all'evoluzione la vita media si è allungata, una volta lessi un commento sempre su qualche social, perché adesso purtroppo l'universo di riferimento sono i social, non sono i testi, no? Sono i social. Ho letto su un sito, va benissimo. Certo, si è allungata la vita, facciamo più movimento, facciamo più jogging e mangiamo meglio. E io ricordo che invece lessi un'opinione autorevole che diceva sì, va tutto benissimo, ma ci sono due fattori che arrivano prima, storicamente, nell'evoluzione proprio della storia del genere umano. Primo, e lo so che adesso magari il professore mi bacchetterà, però io rimasi suggestionato da questo. Il primo dice il fatto che abbiamo costruito le reti fognarie e abbiamo l'acqua potabile, perché questo è stato il primo passo sulla civilizzazione del mondo. Uno. Secondo, la vita media si è allungata perché ci sono i farmaci, perché ci curiamo meglio e perché, aggiungo io, ci vacciniamo, piaccia o non piaccia. Poi a un certo punto non si sa perché in Italia i Novax,
che si è scoperto, ho letto, essere una percentuale infinitesimale della popolazione. Vi ricordo che noi siamo 61 milioni e i Novax, lo ha detto un professore che è riuscito a far firmare a Beppe Grillo un manifesto in favore della scienza insieme al professor Burioni e magari anche al professor Corbellini, io non lo so, ma è una polemica di un paio di anni fa, quindi non so se magari anche lei era coinvolto in questa vicenda, ma insomma Grillo, dei 5 Stelle che avevano cavalcato il manifesto contro la scienza, contro i vaccini, poi ha firmato perché, ha detto questo professore, amico di Grillo, ma poi in fondo anche Beppe lo sa che i Novax rappresentano meno dell'1% della popolazione italiana. È giusto, professor Corbellini? Giustissimo, è giustissimo. Infatti il problema è esattamente che i Novax trovano così tanto spazio e ogni tanto riescono anche così a far fluttuare quella percentuale un po' più consistente, che sono circa il 30-35% di persone che sono esitanti verso i vaccini, perché viene dato loro così tanto spazio, tanto ormai anche la discussione sulla scienza, i dibattiti scientifici, la politicizzazione delle tematiche scientifiche deve sempre portare a creare degli scontri, quando spesso gli scontri non ci sono, perché i Novax sono semplicemente delle persone che hanno delle opinioni, ognuno di loro individuali, che poi si aggregano sulla base di pregiudizi e ideologie, mentre dall'altra parte c'è una consistente parte di popolazione, anzi c'è il resto della popolazione che si basa sulla fiducia nelle istituzioni e poi soprattutto su quello che dice la scienza, la ricerca scientifica che paghiamo con i nostri fondi pubblici. Professore, lei che epistemologo, tutto quello che ho letto prima della sua biografia, ci può dire, ci può rassicurare, perché un grosso elemento sicuramente che la pandemia ha attivato o riattivato è quello del panico da un lato e della paura, alla cui generazione ha contribuito il sistema informativo. Qualcuno ha parlato di infodemia, no? Una pandemia di informazioni anche contraddittorie, spesso contraddittorie, che hanno alimentato ulteriore confusione. Vogliamo dire una cosa che però non mina minimamente, almeno quello che io reputo sia, no, il dovere di tutti in questo momento, essere vaccinati il più presto possibile, che la sicurezza al 100% non esiste per nessun farmaco? Lo dico perché se uno prende il bugiardino di un qualsiasi farmaco da banco, compresa credo l'aspirina o la tachipirina, se va a leggere i possibili cosiddetti effetti indesiderati, non dovrebbe prendere neanche l'aspirina e neanche la tachipirina, perché la casa produttrice ti dice: guarda, io il farmaco te lo do e te lo do per questi motivi, cioè te lo offro, tu fanne un uso consapevole, sapendo che nel computo delle probabilità ci può essere come evento collaterale questo possibile risultato. Quindi dovremmo comunque metterci il cuore in pace: se chiediamo un farmaco sicuro al 100%, questo non l'avremo mai. Ma ovviamente il cosiddetto rischio zero non esiste, qualunque attività umana comporta dei rischi, ma è anche vero che dentro il nostro cervello, da qualche parte, nel modo di funzionare, nei circuiti che ci portano, come dire, alla percezione dei rischi, pensiamo, ci aspettiamo, le persone, diciamo, tendono a ritenere che invece il rischio zero esista. E lo pensiamo talmente tanto, le persone lo desiderano talmente tanto il rischio zero, che lei ricorderà l'Europa a un certo punto sia pure, come dire, messa in testa che il principio di precauzione potesse essere un modo per governare efficacemente l'innovazione. Noi abbiamo visto cosa ha portato l'applicazione recentissimamente di questa idea, diciamo, curiosa, che è il principio di precauzione. Lei parla delle polemiche su AstraZeneca, ovviamente. Di AstraZeneca, senza avere alcuna indicazione che effettivamente fossero quelli la causa di alcune morti, diciamo, concomitanti che si erano registrate. Quindi il problema è effettivamente che se i politici e la politica non adeguano il modo di ragionare, il modo di decidere a delle modalità, tra virgolette, più scientifiche
di affrontare i problemi, noi avremo sempre questo tipo di disastri. Non è un caso che solo in Europa siano stati sospesi i vaccini AstraZeneca, mentre invece diciamo, i problemi degli effetti collaterali dei vaccini, non solo AstraZeneca ma anche Pfizer, sono una cosa inevitabile, perché ognuno di noi ha una sua genetica, una sua fisiologia, e nel momento in cui si inocula o si assume un farmaco, il rischio di avere qualche effetto collaterale può essere insignificante o quasi irrilevante, o che può essere anche serio, è importante, ma quando si hanno casi o situazioni gravi non si può decidere a meno, o meglio, quando si cerca di fare dei collegamenti tra casi ed effetti eventuali gravi, non si può fare a meno di stare molto attenti a che le prove siano e siano state controllate, mentre in questo caso nessuna prova, diciamo, esiste ed è stata controllata su questi effetti. Posso provocarla in questo modo? Se io metto l'acqua sul fuoco e la porto a 100 gradi, l'acqua va in ebollizione. È una legge fisica su cui credo che nessuno abbia nulla da ridire. Ma la medicina, da questo punto di vista, rispetto alla fisica, non è un po', adesso bestemmio secondo lei, non è un po' meno scienza? Cioè, certo. La medicina non è più un'arte, tanto è vero che in presenza degli stessi sintomi c'è un medico che ti valuta in un modo e magari un altro medico con altrettanta competenza, con altrettanta buona fede, ti dice un'altra cosa. Ed è vero che si basa sui numeri, no? Perché sennò uno non andrebbe a fare gli esami del sangue o, come ho fatto io anni fa dall'urologo, l'esame per vedere se ero ancora un maschio potenzialmente attivo per diventare genitore. Però stiamo sempre parlando, diciamo così, di proiezioni statistiche. Anche lì non c'è una legge fisica per cui metto l'acqua sul fuoco, la porto a 100 gradi, quella bolle. Causa, effetto. O sbaglio? Non sbaglio assolutamente. Allora, in biologia e in medicina, ma in biologia forse ne esiste una, ma in medicina sicuramente non esistono leggi, e la medicina è, come esistono invece in fisica, la medicina è un insieme, cioè è una pratica che utilizza delle scelte, cioè i medici fanno ricorso all'immunologia, all'endocrinologia, alla genetica, alla biologia molecolare, eccetera, per cercare di spiegare le malattie, per cercare di diagnosticarle, e poi fanno ricorso ad altre tecniche che sono, diciamo, che servono grosso modo per non dare arbitrarietà o per non rendere la pratica equivalente a un'arte, che sono sostanzialmente quello di come dire, confrontare ad esempio diversi trattamenti, diversi test diagnostici, eccetera, usando quelli che si chiamano trial clinici, cioè usando delle procedure dove a un gruppo si applicano i trattamenti o un gruppo omogeneo, a due gruppi che sono omogenei si applicano uno i trattamenti o il test, all'altro nulla, e si va a vedere, diciamo, dove si ottiene il risultato migliore, significativo, e che dimostri comunque che questo test o quel trattamento è sicuro, è più efficace di un altro o efficace se si fa in paragone con un altro. Quindi ci sono delle procedure nella medicina, cioè la medicina si basa su delle prove, la medicina praticata si basa su delle prove di efficacia. Quindi le persone e i vecchi clinici, cioè i vecchi medici che dicevano che appunto era un'arte perché riuscivano a usare in modo estremamente, come dire, raffinato la loro esperienza, che erano molto intelligenti, erano anche molto intuitivi in alcuni casi. Oggi non ha assolutamente senso, perché oggi praticamente alcune diagnosi, dati a disposizione e date, diciamo, le valutazioni che sono state fatte a monte, alcune diagnosi le può far meglio un'intelligenza artificiale di un medico. Tra l'altro, mi perdoni, quando si parla di test per verificare l'effetto cosiddetto placebo, certo, è esattamente questo, no? È il placebo, diciamo. Noi confrontiamo un farmaco di cui ipotizziamo un'efficacia con un placebo, e se nel placebo non vediamo niente, nel farmaco vediamo qualcosa, allora il farmaco lo usiamo. Se nel placebo vediamo la stessa cosa che vediamo nel farmaco, lo diciamo che quello è acqua fresca, così come i trattamenti omeopatici, diciamo, che peraltro non si possono nemmeno sperimentare. Quindi.
Ecco, aggiungiamo che ad esempio poi a proposito del fatto che la scienza medica, adesso definiamola così, è una scienza in permanente ricerca, che quando ad esempio è stata trovata l'efficacia della pillolina blu, quella dei puffi, che tanto bene ha fatto a tanti uomini, soprattutto da una certa età in poi, o comunque alle prese con dei problemi, no? Diciamo così, col cosiddetto reparto giocattoli, l'azienda ci è arrivata quando in realtà stava cercando un'altra cosa, cioè hanno sperimentato un farmaco che doveva ottenere alcuni effetti, mentre stavano cercando quegli effetti, hanno scoperto che ce n'era un altro e si sono buttati, tra l'altro sempre Pfizer, se non ricordo male. Esattamente, no? sempre con Pfizer. È stata la fortuna di Pfizer, diciamo dal punto di vista economico. Professore, lei si è già vaccinato? Io mi sono vaccinato in quanto personale docente, quindi mi sono vaccinato con AstraZeneca una settimana fa circa. Sì. Ha seguito le polemiche sulle liste, le categorie prioritarie, da ultimo addirittura questo documento ieri dell'Associazione Nazionale Magistrati che ha indispettito tutti, compreso il capo dello Stato, così riferiscono i quirinologi. Perché i magistrati hanno in sostanza detto: se non ci vaccinate, noi blocchiamo una parte della nostra attività. E io segnalavo questa mattina un paradosso: c'è la gente che va a protestare in piazza perché gli hanno chiuso le attività e loro vorrebbero lavorare perché hanno bisogno di una fonte di reddito. I magistrati, insieme ad altre categorie, sono state sempre tutelate, non hanno problemi di reddito, ma non avendo problemi di reddito minacciano di non lavorare se non vengono vaccinati. Non è uno spettacolo avvilente? No, non è quello che stiamo dando, non è un grande spettacolo. Io spero che, tra l'altro, auspico che il prima possibile questo vaccino lo si possa fare come io ho sempre fatto fino all'anno scorso, perché poi nella stagione influenzale recente non l'ho più potuto trovare. Io mi vaccino contro l'influenza da una trentina d'anni circa e io semplicemente andavo in farmacia, compravo il vaccino e me lo autosomministravo, non capisco perché, diciamo, a parte i casi particolari, la maggior parte delle persone la vaccinazione se la può fare da sola. Una volta stabilito che la vaccinazione è sicura, andiamo in farmacia, facciamola con modalità che consentano di vaccinare il più rapidamente possibile la popolazione, perché in questo momento che abbiamo i vaccini, la chiave per arrivare a un controllo di questa pandemia è la velocità, la rapidità di vaccinazione, che stranamente in Europa non decolla. Un'ultima provocazione che almeno colpisce me, mi ha fatto divertire, ho letto da qualche parte, ma era un parere di un medico, di uno specialista, diceva: sì, abbiamo fatto benissimo a mettere in campo tutte le precauzioni pratiche, lavarsi le mani, la mascherina, il distanziamento, per tenere sotto controllo la pandemia da Covid, solo che questo ha ridotto a zero l'influenza stagionale normale, che l'anno prossimo avrà un problema su come fare i vaccini contro la prossima ondata influenzale, visto che di fatto le abbiamo messo un tappo. È un ragionamento che ci stava, secondo lei? Ma comunque i vaccini si preparano studiando i ceppi asiatici, siccome in Asia non ci sono stati così tanti casi di Covid, penso che l'influenza ne avranno avuto abbastanza, e quindi diciamo i ricercatori, gli esperti staranno mettendo a punto quegli antigeni. Non è che li facciamo i vaccini con i nostri antigeni, insomma. È vero che questo virus e poi le misure, diciamo, non farmacologiche hanno praticamente abbattuto la stagione influenzale, insomma, appunto la ricerca degli antigeni, secondo me, dei prossimi ceppi influenzali si sta già facendo efficacemente, insomma, in Asia. Chiudiamo con una nota positiva. Viviamo, lei ha detto, nel migliore dei mondi possibili. Ovviamente questo virus con cui ci siamo confrontati non chiude la porta al fatto che in futuro potremo essere alle prese con un altro nemico improvviso e sconosciuto da affrontare, ma alla fine, diciamo così, c'è la possibilità che il genere umano sopravviva a se stesso, sì? Ma sì, insomma, io non ho detto che viviamo nel migliore dei mondi possibili, viviamo nel migliore dei mondi che siano mai esistiti,
possibilità di miglioramento, ve ne sono ancora tantissime, a mio parere. E certamente noi dobbiamo fare i conti con questa costante minaccia che sono i virus in modo particolare, i quali virus possono tra l'altro occupare delle nicchie che sono specifiche di una certa situazione geografica. Lei pensi che probabilmente un virus come questo 100 anni fa non ce ne saremmo neanche accorti, o non si sarebbe diffuso, perché non c'erano le terapie intensive, perché c'erano meno anziani, eccetera. E mentre oggi quelle che sono delle nostre forze, dei nostri elementi di forza, cioè che si vive molto a lungo, che abbiamo delle tecnologie che tengono in vita le persone anche in condizioni molto gravi, eccetera, invece sono diventate un tallone di Achille nel momento in cui un virus come questo ha sfruttato queste opportunità. Chiudiamo quindi con questo ultimo paradosso che ci ha offerto il professor Corbellini. Vi invito a leggere, se avete tempo e voglia, questo libro, Nel paese della pseudoscienza, perché i pregiudizi minacciano la nostra libertà, che è poi il bene primario fondamentale. Grazie professor Corbellini, chiacchierata piacevolissima, la replicheremo in futuro. Do la linea a Milano. Antonello, se sì. Mi senti, ti blocco solo. Intanto grazie per questa puntata, grazie a te e al tuo ospite che saluto con molto piacere. Visto che avete parlato di vaccini, di polemiche, soprattutto riguardo a tutto ciò che è stato detto su AstraZeneca, guarda l'ultima ora, proprio battuta poco fa, Draghi si è vaccinato con la moglie proprio questa mattina, era già in lista, come prevede appunto il calendario di vaccinazioni in Lazio, e appunto lo sto leggendo proprio in diretta adesso, Draghi e la moglie vaccinati stamattina con AstraZeneca. Ma AstraZeneca, tra l'altro, ieri non so se il professor Corbellini può convenire con l'affermazione fatta da Venditti, dice: sono felice due volte di essermi vaccinato con AstraZeneca perché è un vaccino proletario, costa anche meno, e costa meno perché rispetto agli altri ci sarebbero gli oneri per i brevetti, se non ho capito male. Ma comunque sia, lieto che il Presidente del Consiglio, come già il Presidente della Repubblica, si siano vaccinati, e con AstraZeneca entrambi, per dare questa testimonianza. Poi un giorno si scoprirà, e chiudo, che forse dietro a tutta la vicenda di AstraZeneca non c'è solo il cosiddetto principio di precauzione indicato dal professor Corbellini, cioè adesso siamo diventati tutti il principio di precauzione, fermiamo tutto. Forse dietro ci sarà stata anche una battaglia fra quello che arriva dalla Germania, quello che arriva dalla Russia, quello che arriva dalla Cina, quello che arriva dall'America, quello che è misto anglo-svedese, non lo so. Dietrologie, sì. Fermiamoci qui. Grazie professor Corbellini, grazie a Manuela Dunghi, grazie che ci ha ospitato fino adesso. Restituisco la linea, noi ci vediamo domani con Mauro Coruzzi. Buona giornata a tutti.